In questo laboratorio vi faremo vedere come otterremo i colori primari con la sintesi sottrattiva dei colori secondari. Abbiamo già predisposto i tre colori secondari, ovvero il giallo, il ciano e il magenta. Li abbiamo già distribuiti nella nostra tavolozza per poterli poi prendere con un pennello. E li abbiamo accoppiati a seconda delle combinazioni sulla nostra tavolozza. Vediamo il magenta e il ciano e il giallo, il magenta e il giallo. Queste sono le nostre tre combinazioni. Sulla nostra sinistra vedremo sul foglio di carta che in precedenza abbiamo già steso i colori secondari, ovvero il giallo, il ciano ed il magenta. Adesso andiamo a vedere sulla nostra tavolozza, dove già abbiamo predisposto i colori secondari, come mescolandoli otterremo i colori primari. Cominciamo dal giallo e dal magenta. Vedremo come questi due colori ci daranno il colore rosso. Ovviamente bisogna stare attenti alle quantità di giallo, perché altrimenti il nostro rosso diventerà un arancione, o comunque le nostre quantità di magenta eccessive ci daranno un rosso molto vivo. Adesso stendiamo il colore ottenuto sul nostro foglio. Ecco, vedete la differenza dai colori secondari al colore primario ottenuto. Adesso passiamo a mescolare il giallo con il ciano e dovremmo ottenere il colore verde. Ecco, vedete come già si cominciano a mescolare i due colori. Facciamo la nostra prova sul foglio di carta. Adesso passiamo a mescolare l'ultima coppia di colori, ossia il ciano ed il magenta, per ottenere un colore blu. Mettiamo qui un po' più di luce. Notate anche gli altri colori. Adesso andiamo un po' più sul violetto perché abbiamo forse messo troppo ciano. Aggiungiamo dell'altro colore blu. Ciano, scusate. Il blu è quello che otterremo. Ecco, vedete come cambia il nostro colore. Da violetto tende al blu. E facciamo la prova sul nostro foglio di carta per vedere se ciò corrisponde a verità. Un blu molto intenso. Bene, il nostro laboratorio sulla sintesi sottrattiva dei colori secondari è riuscito. Invito voi ragazzi a farlo a casa.